di spazio intorno al fuoco, perché tra poco il bisogno accenderà. Guarda, guarda come l'accendono, guarda, perché qua vedi. Come ci ricordava zi Riccardo, ripetiamo il solito rito. Perché ricordiamoci che a Sant'Antonio il servizio che c'è Cerubo. Ma però per funzionare lo dobbiamo dire tutti insieme. Sant'Antonio, Sant'Antonio, tecto che c'è tanto nuovo. E da mille, tanto forte, a ci scippeggio alla porta. Volevo dire una cosa in particolare. Noi questa sera abbiamo ricordato Sant'Antuono e tutte le tradizioni campane, ma un ricordo particolare va a una sola persona, a zi Riccardo Esposito Abate. Colui che insieme a tanti altri, a zi Chicchina, a zi Maria Pilone, zi Fortunato, o zi Luigio Paesano, zi Zia e tutti quanti, hanno dato vita a questa tradizione che insieme a zi Giacomino Pollicchio, buonanima, o padre zi Riccardo, che portavano in questo cortile il vero e proprio senso di questa festa. Un applauso va a loro che ci guardano dall'alto. E diceva zi Riccardo, in queste circostanze, in queste manifestazioni, diceva, guagliù, io quando sono e quando ballo, vivo un'ora in più. E quando sono, soprattutto, mi scordo dei riebbati, dei cambiali, e qualche volta mi ha disputato pure una moglie a casa. Dai, la dedichiamo ai torinesi. A bella tamburiata ai torinesi, vai!
porterà lui avanti perché è molto più bravo di me, sicuramente, io ho solo da imparare. Signori, Zi Raffaele.
Oh, yeah.
e tutti e ballazzo, a tutti e due, a tutti e due, o pinte o passa per mezzo e passi pronto con la mano. Ragazzi, grazie, è stato bello. Allora, oh, non riesco, ma no, deve fare lungo, deve fare lungo, hai che strumento lo può fare. Ecco!